Ciao, benvenuto o benvenuta in questo video, sono Marcello Chiapponi e in questo video vedremo alcuni consigli molto utili per quelle persone che si svegliano con la schiena dolente, una situazione che capita a molte persone, soffrono di lombalgia, mattino molto rigidi oppure proprio dolore vero, anche acuto e sensazione come mi muovo delicatamente perché potrei bloccarmi da un momento all'altro. Ecco, se ti capitano queste situazioni, questi consigli ti saranno sicuramente molto di aiuto. Per chi non mi conoscesse, sono Marcello Chiapponi, nella vita aiuto le persone a risolvere i dolori muscoloscheletrici, ma anche a migliorare la postura, a migliorare lo stato di forma generale. Oggi parliamo di dolori muscoloscheletrici. Io faccio il mio lavoro in buona parte attraverso i miei contenuti, i miei corsi, i miei programmi online. A riguardo dell'argomento di oggi, non posso non consigliarti il mio corso Mal di schiena passo dopo passo, che è un programma che fondamentalmente ti permette di applicare tutta la mia metodologia per la risoluzione delle problematiche lombari. Si chiama Mal di schiena passo dopo passo. Ci sono una serie di lezioni gratuite che puoi provare per iniziare da subito a prendere confidenza con la metodica. Guarda il link nella descrizione del video. Allora, vediamo come possiamo fare a svegliarci con meno mal di schiena. Beh, il primo consiglio è lo stesso di cui ho parlato nello stesso video in cui ho parlato di dolore lombare, del come dormire, no? Molte persone si chiedono come devo dormire. Abbiamo visto che il problema non è tanto la posizione o il materasso, ma il problema fondamentale è la colonna lombare in sé per sé, e è lo stato infiammatorio che ha la nostra colonna lombare. Se la nostra colonna lombare ha un suo stato infiammatorio di base, perché non lavora bene, perché i nostri muscoli non sono in buona forma, è chiaro che al mattino avremo sempre più problemi. Perché? Perché al mattino tutti gli stati infiammatori sono superiori, perché con meno movimento c'è meno drenaggio. Quindi, se io mi fossi fatto male alla caviglia, distorsione alla caviglia, e quindi mi fa male alla caviglia, al mattino è comunque più rigida e infiammata perché c'è stato meno drenaggio. Quindi il primo consiglio in assoluto è quello di cercare di fare tutto il possibile per migliorare il mal di schiena, per ridurre lo stato infiammatorio di base. Più la nostra colonna è sana, meno problemi al mattino, indipendentemente da quello che facciamo. Quindi, perché la nostra colonna stia il meglio possibile, abbiamo bisogno che i muscoli siano più forti, che siano meno contratti, che i nostri movimenti siano migliori. Quindi abbiamo bisogno fondamentalmente di un processo di rieducazione. È per questo che ti invito ancora a provare il mio metodo di rieducazione, mal di schiena passo dopo passo. Vai a vedere il link nella descrizione del video e ti iscrivi alle lezioni introduttive e inizi già da subito a rieducare la tua colonna in modo che sia meno infiammata. Qualsiasi cosa che è meno infiammata, al mattino ha meno problemi. Bene, secondo consiglio, beh, c'è una buona correlazione tra il cenare troppo tardi, cenare abbondante, e il mal di schiena mattutino. Se noi non ceniamo troppo tardi, quindi chiudiamo entro le 20, diciamo, so che per molti non è semplice, però il nostro corpo, della nostra organizzazione della giornata, il nostro corpo tende a fregarsene abbastanza, la sua fisiologia è quella. Se noi riusciamo a cenare presto e a non cenare abbondante, che cosa succede? Che non abbiamo processi digestivi attivi durante la notte. I processi digestivi avvengono a livello dell'intestino. Molte volte ho spiegato che c'è molto collegamento tra la situazione intestinale e la muscolatura della colonna lombare. Quindi, con poca attività in corso, perché abbiamo mangiato presto, non abbiamo mangiato pesante, ho meno attività di contrazione dei muscoli lombari, perché c'è meno attività a livello dell'intestino, quindi minore possibilità di accumulare rigidità che al mattino diventa difficile da sciogliere. Terzo consiglio. Bene, noi sappiamo che comunque passiamo un po' di tempo in una posizione ferma, o comunque sì, anche se ci muoviamo, ma ci muoviamo comunque meno di quanto ci muoviamo di giorno. Quindi i nostri muscoli tendono ad irrigidirsi. Se sono già rigidi, ovviamente, rigidità su rigidità, le due cose si sommano e al mattino è difficile smuoversi, chiaramente. Se invece sono un po' meno rigidi, si irrigidiranno lo stesso, ma il risultato finale sarà minore, logicamente. Quindi è per quello che prima ho detto, la prima cosa da fare è mettere a posto i muscoli, logicamente. Se vogliamo fare la cosa anche proprio il consiglio immediato,
voglio fare esercizi di allungamento subito prima di andare a letto, in modo che appena ho finito gli esercizi i muscoli risultano un pochettino più allungati. Se i muscoli risultano più allungati, si irrigidiranno lo stesso, ma si irrigidiranno un po' meno. Quali stretching consiglio? Beh, quelli che impattano maggiormente sulla colonna lombare, ma senza sollecitare troppo le vertebre, perché molte persone a sollecitare le vertebre, per esempio con esercizi di stretching in flessione, hanno fastidio. Quindi posso consigliare sicuramente l'esercizio che ho fatto vedere più volte in assoluto, ma del resto è anche quello con maggior impatto sulla colonna lombare, ovvero l'allungamento dello psoas. 90 gradi di ginocchio qua, 90 qua, no, un pochettino più in avanti, schiena dritta, vado giù, creo una tensione sulla parte anteriore della coscia, normale che si senta sulla parte anteriore della coscia, dal respiro. Fuori, 3-4 respirazioni da una parte, 3-4 respirazioni dall'altra, 3-4 volte per lato, ok? Altri muscoli che mi conviene sicuramente lavorare prima di andare a letto? Allungamento classico dei glutei, ok? 30 secondi, 40 secondi da una parte, 30 secondi, 40 secondi dall'altra, 3-4 volte per lato. E in questo caso posso aggiungere con molta cautela un po' di lavoro in mobilizzazione e allungamento laterale. Molta cautela perché? Perché si tratta di un movimento che molto spesso le nostre vertebre non sono abituate a fare e quindi è rigido comunque, anche in chi non ha particolari problemi. Quindi prima faccio un po' di mobilizzazione spingendo indietro le spalle, andando tutto giù da una parte, ritornando su, andando giù dalla stessa parte, ritornando su, 10 volte da una parte, 10, 12, 15 volte dall'altra. E poi posso anche mantenere la posizione facendo un bel respiro, spingendo bene indietro le spalle ed eventualmente amplificando un po' la tensione, però questo non la prima volta che lo provo sicuramente, ma più avanti, portando un braccio in alto. Ecco che vado a creare un allungamento di tutta la zona lombare. 3-4 respiri da una parte, 3-4 respiri dall'altra, 3-4 volte per lato, va più che bene. Ed ecco qua che quindi vado a letto, vado a dormire con ovviamente i muscoli meno contratti, si irrigidiranno lo stesso di notte per, ma chiaramente non essendo meno contratti il risultato finale sarà minore, ok? Di tutti questi consigli di cui ho parlato, il primo è sicuramente il più importante. Io voglio che la mia schiena abbia un basso stato infiammatorio, un nullo stato infiammatorio. Se non ha un grande stato infiammatorio, non ci sarà mai il problema al mattino. Certo, magari torno in posizioni particolarmente strane, ma è capitato il materasso nuovo, una cosa o l'altra, però diventano dettagli. Se la nostra schiena ha un basso stato infiammatorio, tutte queste cose diventano dettagli. Non hai bisogno di particolari consigli, particolari attenzioni, che se non metto quelle scarpe mi viene mal di schiena. No, ok? Perché la nostra schiena sta bene di base. Per farla stare bene di base abbiamo bisogno che i nostri muscoli lavorino bene, non c'è altro che ci serve. Qualsiasi problema ci sia all'interno della schiena, se i muscoli lavorano bene riescono tranquillamente a tenere lo stato infiammatorio basso o nullo, ok? Quindi rieducare la schiena, muscoli più forti, migliore postura, meno contratti. Per farlo con la mia metodica vai a vedere il mio metodo mal di schiena passo dopo passo sotto forma di corso online. Ci sono i link nella descrizione del video per registrarsi gratuitamente. Bene, per questo video è tutto. Se ti è sembrato interessante, non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.